due gol e con un uomo in meno è riuscita la squadra di Nicola Berardi a segnare il gol che tiene vivo questo incontro. Il pallone dentro, attenzione, subito la prima occasionissima, c'è il palo, il palo sembrava fuori questo pallone avanti possibile, cercando eventualmente anche di mettere paura alla retroguardia avversaria. In questo momento tutti i 10 giocatori del Punic oltre la metà campo. Ovanisian ne salta due, va dentro, parla del tiro, arriva il primo gol da parte della formazione armena con il numero 5 Camo Ovanisian, è lui che apre l'incontro. Gli armeni passano in vantaggio, è un vantaggio meritato per quello che si è visto in questi primi 6 minuti. E a questo punto possiamo rivedere intanto il gol sul primo palo, azione solitaria da parte di Ovanisian. Sì, un gol piuttosto simile all'azione che ha portato, cercando appunto di chiudere più possibile lo specchio. Pronto, Pacini, parte la conclusione a giro! La palla sfiora il palo, toccata anche dal portiere Ciodangolo. Gli applausi del pubblico per quello che poteva essere il gol del pareggio. Possiamo rivedere la grandissima parata. Folgore che ha aumentato il ritmo e è salita guadagnando metri sul terreno di gara. Adesso però il Puni che ci riprova ancora con il numero 5, autore del gol, Ovanisian. Pallone dentro, attenzione, c'è la possibilità con la conclusione. Romero, ancora una conclusione sulla linea di porta, riesce a salvarsi la Folgore, clamoroso, ma poi c'è l'arbitro Genestriti sulla linea, davvero che fondamentale rischio. Possiamo rivedere, qui c'è un tocco probabilmente davvero clamoroso, la palla gol, Genestriti a Romero. Il tocco sotto, poi continuano a palleggiare gli armeni con Satumian. Romero, out di destra, parte il traversone, Biccherelli, Satumian! 2-0 Punic, e a questo punto qualificazione all'intervallo sul 1-0. Abbiamo visto il traversone, il tocco di Biccherelli proprio sui piedi di Satumian. E via il pallone. Perde un altro pallone, in questo caso Muccini, e c'è la conclusione con Biccherelli con i pugni, ancora Romero. Va la conclusione Romero, ancora Biccherelli, adesso è in affanno la formazione. Invece però attentiamo gli sviluppi di questa azione con Traini, poi Pacini, la conclusione! Ancora una volta Ivazov va a strozzare l'urlo in gola al giocatore del Folgore Falciano con Pacini, che è già alla sua seconda conclusione pericolosa. Dopo il calcio di punizione, qui va con il destro fiondato e Hirsch affrontato fallosamente, qui c'era fallo almeno per la spinta. Hirsch insiste, il cross, attenzione, la conclusione, rete, ha segnato la Folgore con Traini. Traini ha trovato il gol della formazione armena e Traini ha trovato il gol, lo possiamo rivedere il controllo e poi la stoccata di Traini. Folgore che trova la rete anche nella partita di ritorno. Filippo Mariotti, almeno 30 metri se non di più. Più facile che la metta in mezzo Lorenzo, perché da lì tu lo conosci bene. Calcia in porta, va a centrare una traversa clamorosa. Traversa clamorosa da parte di Romero.